Il legislatore quindi richiede che i predetti fatti siano sintomatici di condotte illecite o eventi criminali. Si parla quindi di un fumus boni iuris. Le prime linee guida chiariscono che la norma non subordina dunque l'applicazione delle misure all'acquisizione di una certezza probatoria tipica del procedimento penale. È sufficiente piuttosto che gli elementi riscontrati siano indicativi della probabilità dell'esistenza delle predette condotte illecite e degli eventi. Probabilità che deve essere ritenuta sulla base di una valutazione discrezionale delle circostanze emerse, le quali debbono essere comunque connotate da tratti di pregnanza di attualità. Con riferimento ai fatti gravi e accertati, le prime linee guida chiariscono anche che nel contesto delle misure introdotte dall'articolo 32, destinate ad intervenire in un momento antecedente al giudicato penale, devono considerarsi fatti accertati quelli corroborati da riscontri oggettivi, mentre il requisito della gravità implica che i fatti stessi abbiano raggiunto un livello di concretezza tale da rendere probabile un giudizio prognostico di responsabilità nei confronti dei soggetti della compagine dell'impresa per condotte illecite o criminali. Con riferimento ai presupposti soggettivi, l'articolo 32,1 richiede che le condotte illecite o gli eventi criminali sin qui esaminati siano attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, nonché ad un'impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio Sanitario Nazionale, in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del Decreto Legislativo del 30 dicembre del 1992 numero 502, ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o a un contraente generale. La norma non contempla il concessionario di servizi pubblici. In virtù di un'interpretazione sistematica della norma, avallata anche dalla giurisprudenza amministrativa, si ritiene applicabile la disposizione in esame anche quando la condotta illecita sia riferibile al concessionario di servizi pubblici. Qualora il presidente dell'ANAC, al termine della specifica istruttoria condotta, ritenga che ricorrano nel caso di specie tutti i predetti presupposti previsti dal legislatore, propone al prefetto, dandone comunicazione al procuratore della Repubblica, la misura ritenuta più idonea con riferimento al caso specifico e quindi può proporre il rinnovo degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto con la finalità di estromettere i soggetti coinvolti nel giudizio penale dalla governance dell'impresa aggiudicataria della commessa pubblica. Può proporre la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente però al contratto acquisito illecitamente, con la finalità di creare in questo caso un presidio di legalità nell'impresa coinvolta in fatti illeciti attraverso la separazione gestionale della commessa pubblica rispetto alle altre attività dell'impresa. Può proporre che il pagamento all'operatore economico avvenga al netto dell'utile, con la finalità di evitare che nelle more della conclusione del giudizio penale l'operatore economico abbia un guadagno dall'attività illecita posta in essere, ovvero può proporre la misura del sostegno del monitoraggio dell'impresa, con la finalità di accompagnare l'impresa sottoponendola a un processo di risanamento e di riorganizzazione. Il prefetto, ricevuta la proposta, svolge un'autonoma istruttoria, all'esito della quale può ordinare la misura proposta dal presidente dell'autorità, ovvero ordinare un'altra misura ritenuta più idonea al caso concreto,
o se ritiene che medio tempore siano venuti meno i presupposti per l'adozione della misura, ovvero che questi ultimi non vi siano mai stati, può disporre l'archiviazione del procedimento. Nel caso in cui il prefetto adotti la misura, dispone anche la durata della stessa. In caso di amministrazione straordinaria, provvede alla nomina degli amministratori, cosiddetti commissari, in un numero massimo di 3. In caso del sostegno e monitoraggio, provvede anche alla nomina degli esperti, fino ad un massimo di 3, e determina anche con atto separato il compenso spettante ai predetti professionisti. I commissari e gli esperti debbono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziari. Inoltre debbono essere in possesso di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria, nel caso in cui la misura sia adottata nei confronti di un'impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio Sanitario Nazionale. Le prime linee guida suggeriscono ai prefetti di individuare tali soggetti secondo criteri di rotazione e trasparenza, evitando situazioni di cumulo di incarichi e di conflitto di interesse. Inoltre, le prime linee guida prevedono che un altro fattore da tenere in considerazione può essere il background professionale dei possibili candidati all'incarico, che dovrà essere adeguato alla complessità dell'azienda da sottoporre alla misura straordinaria. Venendo ora all'esame specifico delle misure che possono essere adottate, occorre evidenziare che nel caso in cui venga disposta l'ordine di rinnovo degli organi sociali, l'impresa provvede entro il termine assegnato dal prefetto. Nel caso in cui l'impresa non abbia ottemperato all'ordine di rinnovazione dell'organo sociale di amministrazione, ovvero nel caso in cui la rinnovazione dell'organo sociale di amministrazione non risulti sufficiente a garantire gli interessi di tutela della legalità e dell'immagine della società, ad esempio perché le situazioni verificatesi interessano più organi o una pluralità dei loro componenti, si fa luogo alla misura più penetrante della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente però alla completa esecuzione del contratto di appalto. In caso di straordinaria e temporanea gestione, le linee guida sottolineano che l'intervento sostitutivo non implica l'azzeramento degli organi sociali preesistenti, ma si concretizza in un più limitato intervento di sterilizzazione. Gli amministratori nominati dal prefetto, infatti, sostituiscono i titolari degli organi sociali amministrativi soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura. Trattasi dell'appalto oggetto dell'indagine penale. Gli organi sociali ordinari restano così in carica per lo svolgimento di tutti gli altri affari. Si realizza in tal modo una forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa, finalizzata esclusivamente all'esecuzione dell'appalto pubblico che si presume essere stato acquisito illecitamente. Ai sensi dell'articolo 37,7, l'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto sottoposto alla gestione separata è accantonato in un apposito fondo e non può essere distribuito né può essere oggetto di pignoramento sino all'esito del giudizio penale, ovvero nei casi di cui il comma 10 fino all'esito dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva. L'accantonamento degli utili rende la misura in parola particolarmente invasiva e non gradita all'operatore economico.
con riferimento all'accantonamento dell'utile conseguente alla misura della straordinaria e temporanea gestione, il TAR Lazio, sin dal 2017, più precisamente con la sentenza numero 243 del 2017, ha precisato che dalla lettura e dall'analisi dell'articolo 32,7 si desume inequivocabilmente che l'accantonamento dell'utile in un apposito fondo costituisce una misura di natura economica e accessoria rispetto a quella principale della straordinaria e temporanea gestione, che presuppone necessariamente e che non può prescindere da essa. In altre parole, esso rappresenta una conseguenza tipizzata dal legislatore della straordinaria e temporanea gestione, circoscritto sotto il profilo soggettivo al soggetto destinatario di questa misura e sotto quello oggettivo al contratto da eseguire, correlato ai fatti penali oggetti di relativo procedimento. Ne consegue che esso va disposto per tutto il periodo della sua applicazione, sino all'esito dei giudizi in sede penale. Nel caso in cui venga disposta la misura del sostegno e del monitoraggio, gli esperti non si sostituiscono alla governance dell'impresa, ma si affiancano ad essa, fornendo all'impresa stessa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi di controllo. L'attività di sostegno e monitoraggio, infatti, ha un ambito di efficacia che trascende il singolo rapporto negoziale e consente una revisione virtuosa sotto il profilo organizzativo e gestionale della società nel suo complesso, anche a garanzia della legalità di tutti gli altri contratti pubblici eventualmente in corso o che saranno aggiudicati in futuro alla società. In un'ottica di prevenzione della corruzione, peraltro, la misura del sostegno e del monitoraggio si è rivelata di grande efficacia, atteso che il suo ambito di operatività consente il consolidamento delle misure e del modello organizzativo eventualmente già adottato dalla società ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001. La previsione dell'articolo 32,10 consente di irrogare le predette misure anche alle imprese colpite da informazioni antimafia interdittiva. Per l'applicazione delle misure si applicano i principi e le disposizioni già richiamate. La competenza questa volta è direttamente del prefetto. In questo caso, infatti, non c'è alcuna proposta da parte del presidente dell'ANAC. L'articolo 32,10 presuppone, ai fini dell'adozione di misure straordinarie, in primo luogo l'esistenza di un'informazione antimafia interdittiva. Quest'ultima, ai sensi dell'articolo 92,2 bis del codice antimafia, è comunicata dal prefetto entro 5 giorni dalla sua adozione all'impresa, alla società o associazione interessata. Il prefetto, che adotta l'informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 32,10 del decreto legge 90 del 2014 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione. Le seconde linee guida, con riferimento alla previsione dell'articolo 32,10 del decreto legge 90 del 2014, chiariscono che tale previsione risulta chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici, che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione oggetto dell'appalto, esigenza quest'ultima già considerata dall'articolo 94,3 del codice antimafia, sia pure con riferimento ad alcune particolari situazioni. Il comma 10, infatti, configura il completamento dell'esecuzione contrattuale o la sua prosecuzione come un mezzo per soddisfare interessi pubblici di rango più elevato.
Tali interessi, espressamente enucleati dall'articolo 32,10, sono poi chiariti dalle medesime seconde linee guida nei termini che seguono. Il primo interesse contemplato dall'articolo 32,10 è la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali. Le seconde linee guida chiariscono che, con tale espressione, il legislatore ha voluto fare riferimento all'esigenza di evitare interruzioni nell'erogazione di prestazioni che risultano indispensabili per consentire ad una collettività o a una tipologia di utenti di poter esercitare diritti primari costituzionalmente garantiti. Il secondo interesse è la cosiddetta salvaguardia dei livelli occupazionali. In questo caso, le seconde linee guida precisano che l'espressione livelli occupazionali fa riferimento, in questo caso, alla necessità di mantenere in essere un numero consistente di posti di lavoro, la cui perdita inciderebbe sul livello complessivo della popolazione occupata in un determinato contesto geografico o in un determinato comparto produttivo. Infine, l'articolo 32,10 fa riferimento all'integrità dei bilanci pubblici. Sempre le seconde linee guida chiariscono che la norma non intende salvaguardare con tale locuzione la mera capacità dell'impresa di produrre reddito e quindi di generare un potenziale gettito tributario per l'erario. Se così fosse, infatti, sottolineano le seconde linee guida, si dovrebbe ammettere che l'esigenza di garantire l'integrità dei bilanci pubblici ricorrerebbe pressoché ogni qualvolta un'impresa sia colpita da un'informazione antimafia interdittiva. L'articolo 32,10 fa riferimento a un interesse più qualificato e concreto, consistente nella necessità di evitare che l'interruzione di determinate attività implichi un danno diretto ed immediato alle entrate fiscali e quindi alle complessive esigenze della finanza pubblica. Si ritiene opportuno richiamare anche quanto osservato dalle seconde linee guida in merito al rapporto tra il codice antimafia e le misure di cui all'articolo 32,10. In particolare, le seconde linee guida prevedono che in presenza di un'informazione antimafia interdittiva, la regola generale è la revoca dell'aggiudicazione o, se la stipula negoziale è già intervenuta, della risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 94, commi 1 e 2 del decreto legislativo numero 159 del 2011. La prosecuzione del contratto pubblico costituisce quindi un rimedio di carattere straordinario, destinato a trovare applicazione negli stretti limiti dei casi definiti dagli articoli 32,10 del decreto legge 90/2014 e dall'articolo 93,3 del codice antimafia. La lettura congiunta di queste due disposizioni evidenzia inoltre l'ordine di priorità da seguire nella scelta delle modalità con le quali deve avvenire la continuazione della prestazione negoziale. In particolare, l'articolo 32,10 prevede che le misure straordinarie di gestione, sostegno e minoraggio dell'impresa trovino applicazione ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94,3 del codice antimafia. Conseguentemente, quando emerge la necessità di salvaguardare i particolari interessi pubblici contemplati dall'articolo 32,10, il prefetto dovrà necessariamente far luogo all'applicazione delle predette misure, e ciò anche se la stazione appaltante abbia espresso la necessità di continuare nel rapporto contrattuale. Risulta evidente, infatti, che l'articolo 94,3 del codice antimafia assume oggi una valenza di strumento di carattere residuale.
E ciò appare del tutto logico, ove si consideri che tale disposizione consente di proseguire nel rapporto contrattuale senza introdurre alcuna forma di controllo o di presidio di legalità nell'impresa colpita da interdittiva antimafia. Sulla base di quanto si qui esposto, si comprende meglio la natura giuridica delle misure in esame. Si tratta di misure amministrative, straordinarie e temporanee. Amministrative perché sono comminate da un'autorità amministrativa sulla base di un apposito procedimento retto dai principi della legge 241 del 90. Straordinarie perché possono essere adottate solo ed esclusivamente se ricorrono i presupposti tassativi previsti dall'articolo 32,10. Temporanee perché vengono meno se sopravvengono provvedimenti giudiziari di sequestro, di confisca o di amministrazione giudiziaria o di archiviazione come disposto dal comma 5 dell'articolo 32 e comunque tali misure non possono perdurare oltre il collaudo dell'opera come disposto dall'articolo 32,1 lettera b. In caso di misure antimafie occorre ricordare che quest'ultime vengono meno se l'interdittiva è annullata in sede giurisdizionale o in sede di autotutela, ovvero se l'impresa ottiene un aggiornamento della stessa con efficacia liberatoria. Inoltre, la misura può venir meno anche nell'ipotesi in cui sopravvenga la misura del controllo giudiziario di cui è l'articolo 34 bis del codice antimafia, in quanto in tal caso il presidio di legalità è assicurato dall'amministratore giudiziario.